ripresentiamoci, iniziamo a dire. Io farei sempre l'ordine che non si sbaglia mai, quello alfabetico, poi a scuola. No, il dottor Ancona è voluto mettersi. Di Stefano. Sì, facciamo la domanda a testa, poi una e una e poi torniamo sciolti. Ok, buongiorno ragazzi. Allora parto da Di Stefano, come dice Paolo, e Alessandro Troncone, Adesso del Carino e TRC. E, allora, quando sono stati a Milano nell'ultimo giorno di mercato, parlando con Davide Vaira, diciamo tra parentesi, ci aveva detto: questo ragazzo mi fa impazzire. Quindi credo che tu abbia capito che insomma l'ultimo giorno in quel modo dovevi venire a Modena. Come l'hai vissuto quell'ultimo giorno di mercato? Io avevo scoperto due giorni prima che il Modena fosse interessato a me. Ovviamente ero molto felice, perché vuol dire che comunque per volere una squadra come Modena stai facendo un buon percorso. Comunque l'ho presa, diciamo, normalmente mi concentravo alla partita che veniva Lecco Cremonese, non pensando a nulla, poi si è sciolto tutto, diciamo, visto l'interesse del Modena che era molto forte. Direttore che ha voluto qua e c'è riuscito. Senti, per chiudere da parte mia, hai caratteristiche diverse, ci è stato detto, rispetto agli attaccanti che Modena aveva in rosa, quindi magari più quelle dell'uno contro uno, del gioco rapido, in velocità, tecnico. Sei davvero questo giocatore qui? Insomma, se puoi presentarti un attimino con le tue caratteristiche. No, sì, sono magari uno che va a legare qui il gioco, però ovviamente faccio quello che richiede il mister. Vuole magari l'attaccante che va ad attaccare più la profondità rispetto alle mie caratteristiche, ovviamente è quello che fa. Poi sul campo vedrete un po' meglio anche voi. Ciao, io sono Pietro, tipo qui, ti chiedo la prima domanda sulla come è arrivata questa trattativa, insomma, con te Santoro, per quanto riguarda il Modena, come è arrivata la proposta da parte dei Canarini, e ti chiedo anche un po' l'ingresso in campo contro la Sampdoria, insomma, Marassi. Sì, la trattativa è stata abbastanza lunga, fin dai primi giorni di gennaio c'era stato questo interessamento del Modena. Poi, diciamo, ci sono stati un po' di problemi, però l'interesse del Modena era sempre più forte e poi l'ultimo giorno per fortuna si è concretizzato, perché la mia volontà era quella di venire qui. L'esordio al Marassi penso che sia stata un'emozione incredibile, anche perché venivo da un solo allenamento con la squadra, essendo arrivato l'ultimo giorno, quindi l'emozione è stata doppia. Cosa ti sta dicendo mister Bianco in questi primi allenamenti? Come ti stai trovando con i compagni del settore del centrocampo, che, lo diciamo molto spesso, è ricco di qualità? Sì, è una squadra ricca di qualità, composta da ragazzi eccezionali. Infatti abbiamo fatto veramente poca fatica ad integrarci, perché comunque sono dei ragazzi eccezionali che ci stanno aiutando moltissimo anche fuori dal campo. Penso che questa sia una squadra molto forte, che ha delle grosse qualità e che può dire la sua in questo campionato, che sappiamo che comunque è molto equilibrato. Grazie. Ciao, benvenuti a Modena, Federico Sabatini, Panami Sport. A Santoro chiedo: a Genova sei stato schierato sulla fascia destra, è un ruolo che puoi ricoprire oppure è stato un caso? Insomma, ti chiedo un po' il tuo ruolo e quei ruoli preferiti, diciamo. Sì, nasco come centrocampista, però il mister mi ha detto che c'era bisogno di adattarmi lì da quinto, e l'ho fatto molto volentieri. Sono uno che comunque ha fatto dell'utilità un suo punto di forza, e penso che questa per me sia una dote molto importante. Quindi qualora ci dovesse essere il bisogno, mi adatto senza problemi. Vedo e Giovanni qua davanti. Ciao Simone, ciao Lorenzo, i nomi sono giusti? Sì, perfetto, perché i giocatori conoscono prima per cognome e poi per nome. Volevo chiedere a Lorenzo, adesso sono passati moltissimi anni e forse tu non me lo ricordo nemmeno io, però tu hai un cognome importante, lo sai che è appartenuto a un giocatore argentino che è stato uno dei più grossi giocatori di tutti i tempi, non ti viene mai da pensare, no, mi chiamo come lui? Lo dico spesso, a volte mi chiedono anche se fossi parente, però ovviamente no. Beh, se ci fosse un pizzico di DNA, forse un lontanissimo cugino non sarebbe mai.
Senti, a Marassi sei entrato gli ultimi minuti, ma sono stati minuti importanti perché c'era da difendere un risultato molto buono, soprattutto perché ha ottenuto con una bella rimonta. Ecco, che cosa ti ha detto il mister in questi 5 minuti? Quali erano i compiti che tu dovevi avere e immagino che avrai anche in futuro? No, i compiti erano uscire dall'attaccante, entrare dall'attaccante e fare quello che stesse facendo lui. Anche se non è arrivato anch'io all'ultimo giorno di mercato, quindi c'è stato poco tempo per ambientarsi prima della partita, ma visto che ha messo già in campo sono molto felice di questo. Poi a Marassi contro la Samp, la ex squadra, ho giocato 2 volte, già ho giocato con l'Ecco, è stata un'emozione unica, poi visto che ha di metterlo in campo, quindi sono veramente felice di questo. Un'ultima cosa, 73 ha un significato, lo vedi anche Ecco. L'anno di nascita di mio padre. Perfetto. Simone, tu invece è un santo arabo, anche fuori giornalisticamente. Io mi baso più insomma di su di ste. Beh, anche mio papà ha giocato nella primavera del Modena 2 o 3 partite. Sicuramente tu hai avuto una parentesi un po' più lunga a Marassi, insomma una ventina di minuti. Ecco, quello che mi ha colpito, dico la verità, è stato subito la grande grinta che hai messo, cioè anche un cartellino giallo, però di quei cartellini gialli spesi bene. Sei entrato secondo me con la mentalità giusta in quella partita, come se tu fossi già un veterano del Modena. Sì, devo dire che comunque i compagni mi hanno aiutato parecchio, come dicevo prima, perché comunque arrivando così l'ultimo giorno e trovarti lì in mezzo al campo non è mai facile, però magari quando trovi un gruppo così forte, così coeso, fai meno fatica ad adattarti. Io faccio della quantità appunto il mio punto di forza, sono uno che comunque ha molta grinta in campo. Per me essere stato chiamato in causa dopo non appena un allenamento è stato qualcosa di incredibile. Sono felice che comunque la squadra ha raggiunto il pareggio, perché penso che sia stato meritato. È comunque un risultato importante, soprattutto perché veniva da una rimonta. Ok, passo la palla. Non sì. Mi sono presentato all'inizio, mi presento adesso. Io sono Alessandro Bedoni del Resto del Carlino. Andiamo un attimo di qua e qua di dietro. Ma c'è. Ciao, sono Matteo Maduzzi, della Gazzetta di Modena. Stefano, chiederti insomma, quest'anno il tuo primo anno in Serie B, ecco, come è stato per te esordire in questo campionato dopo anni in Serie C per la primavera? E c'è Santoro a chiederti, sabato arrivi in Cosenza e sappiamo dell'assenza anche di Palumbo a centrocampo, insomma, e c'è anche dunque la possibilità che tu possa anche partire dall'inizio, ecco, tu ti senti pronto per partire dall'inizio, anche come stai fisicamente? Sì, io mi sono sempre allenato, quindi sto bene fisicamente, e poi questa settimana stiamo lavorando molto per raggiungere anche una condizione ottimale. Abbiamo trovato uno staff preparatissimo che ci sta aiutando appunto in questo. Io mi sento pronto, mi faccio trovare pronto come sempre, se qualora ci dovesse essere bisogno io sono pronto. Oggi è stata un po' di emozione all'inizio, diciamo, che è il mio primo anno in Serie B dopo l'anno a Gubbio, però credo che dopo un po', appena ti ambienti e prendi un po' il piede in campo, lo metti più spesso, poi dopo un po' diciamo che ti abitui. Non è stato facile, ripeto, ma è stata un'emozione incredibile all'inizio. Grazie. Giovanni? Ciao, Giovanni Botti, vivo Modena e Radiogamma. A entrambi chiedo più la stessa cosa, visto che sabato sarà per voi l'esordio al Braglio, ovviamente. Avete già giocato al Braglio, tu, non mi ricordo se con lei poi entrato in campo e titolare, e tu l'anno scorso con Perugia, avete già giocato, che ricordi avete? Sì, io ho già giocato appunto qui, e comunque questa è una piazza storica, una piazza importante, una delle più importanti in Serie B, e sappiamo bene che diciamo loro, i tifosi, sono il 12° uomo in campo, e speriamo che sabato vengano numerosi perché ci possono dare una spinta in più. Ah, io ricordo bene perché con l'Ecco abbiamo dato qua il nostro primo punto nel campionato, quindi una bella emozione, tipo soprattutto in personale, un gran tipo in uno stadio incredibile. Ad entrambi chiedo se conoscevate già qualche giocatore che più a Modena ci avete giocato, l'avete affrontato. Sì, io conoscevo Palumbo e Scrizzolo, con cui ho giocato insieme a Perugia. Io Rich dalla primavera e poi in nazionale una volta.
Prego, Gio. Ugo. Provietti. Altre domande per i ragazzi? Se avete visto il Modena, che impressione avete avuto inizialmente, se avete visto giocare il Modena qualche partita, e se poi queste impressioni sono state confermate sul campo già dall'ultima a Genova. Sì, io avevo visto anche l'ultima partita contro il Palermo, dove penso che il Modena non abbia demeritato assolutamente, ma è stato punito solo da alcuni episodi, e io penso di aver trovato, l'impressione è stata di aver trovato un gruppo forte che ha grosse qualità, grosse individualità, e soprattutto c'ha un gruppo così compatto anche fuori dal campo, che secondo me quella è la qualità migliore per raggiungere traguardi importanti. Altre cose? Bello a chiudere con l'esperienza, come si dice? Ma la vostra acquisizione è un attimo diversa, nel senso che Simone tu sei in prestito con diritto di riscatto, invece per te Lorenzo c'è stato proprio un acquisto. Voglio dire, in proiezione futura credo che il Modena in qualche maniera stia credendo molto in voi. Ecco, volevo sapere un attimo così questa vostra impressione. Lorenzo è molto giovane, tu lo sei, anche se un po' meno, però hai detto che capitate in una piazza comunque importante, perché è la seconda piazza come presenze in campionato in Serie B, e quindi credo che volevo sapere un po' da parte vostra che cosa pensate di questo interesse di investire su di voi da parte di questa proprietà. Io, quando ho saputo della trattativa, ovviamente non sapevo ancora le dinamiche, però appena ho visto il forte interesse del direttore ad acquistarmi, ho capito che ci teneva veramente tanto. Infatti è proseguita fino all'ultimo giorno, le ultime ore addirittura, quindi poi ho capito veramente che facevano sul serio, e su questo ero molto felice. Io intanto voglio ringraziare il direttore, perché comunque, ripeto, non è stata una trattativa facile, era mia. E comunque una settimana prima della fine del mercato c'era stata da parte della società una proposta di acquisto definitivo, e poi era saltato un po' tutto. Poi il direttore veramente è stato un po' testardo, e sono felice, perché questo fa capire che comunque loro credono tanto in me, perché arrivare fino all'ultimo giorno, provarci per quasi tutto il mese di gennaio, significa che credono nelle tue qualità. E spero di dimostrarlo in campo, perché voglio ripagare questa fiducia che la proprietà e il direttore mi hanno dato. Nuove leve vogliono essere. Per Di Stefano, dato Pietro Mendo, non ho detto il cognome prima forse, ti chiedo, è un attacco che sta facendo un po' di fatica quest'anno, insomma il capocannoniere per la Serie B è Antonio Palumbo, che è un centrocampista, ti chiedo quali caratteristiche tue possono dare una mano, insomma, a questa fase offensiva della Modena quest'anno? Credo un po' di qualità davanti ci sta sicuramente, perché comunque con il Modena ci ho giocato e mi hanno impressionato, comunque mi ci alleno e hanno dei grandi doti. Poi ovviamente l'attaccante è così, magari non segna più tre partite e poi avrà più tempo per sbloccarsi, però il mio intento è quello sempre di fare il massimo per la squadra soprattutto, e poi per me stesso, magari gerendo il più possibile facendo. Grazie ragazzi, allora grazie. Noi ci trasferiamo di sopra per fare due interviste insieme. Sì, c'è.